Siamo qui allo Stadio Solaro di Ercolano, è terminata la partita Ercolaneum-Manfredonia sul risultato di 0-0. Siamo qui con il direttore sportivo del Manfredonia Calcio, Elio Di Toro. Un commento a freddo dalla partita. Ma è stata una partita, secondo me, dai due volti, dove probabilmente primo tempo, se avessimo, soprattutto nella prima 35-40 minuti, ci avessimo creduto un po' di più, avremmo potuto trovare qualche soluzione offensiva per poter sbloccare il risultato. Chiaramente poi nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati, abbiamo concesso qualcosa alla squadra di casa, come era anche normale, hanno spinto un po' di più, qualche episodio, diciamo, non eccessivamente voglio dire importantissimo, con qualche carambola, qualche mischia. Chiaramente poi si creano in questi campi delle tensioni, però la squadra ha tenuto bene. Mi piacerebbe sottolineare l'aspetto che in questo campionato per due volte di seguito non abbiamo preso gol, e questo è un aspetto positivo. Sì, certamente non aver preso gol è sicuramente un aspetto positivo. Dopo la vittoria con il San Severo conseguiamo un pareggio prezioso sul campo dell'Ercolano in vista della partita che affronteremo mercoledì contro il Potenza. L'ingresso di Yeboah ci ha messo un po' in difficoltà il secondo tempo. Ritieni che probabilmente potevano prendersi delle precauzioni sull'ingresso di Yeboah? No, chiaramente Yeboah è entrato prima sulla fascia destra, poi l'allenatore ha cambiato qualcosa, loro spostando dall'altra parte, ci ha creato, lui ha grande potenza, grande forza, velocità, qualche difficoltà ce l'ha creata, però è chiaro anche che ci sono gli avversari, probabilmente dovevamo raddoppiare meglio su quella zona, ci siamo riusciti poco, però ripeto, mi è piaciuta la compattezza con la quale, nonostante ci fosse stata qualche situazione magari di mischia, ecco, di pericolosità, la squadra comunque ha retto bene. Chiaramente loro hanno avuto un'occasione su una deviazione, su un tiro, una deviazione che è terminata anche sul palo, però siamo sull'ordine degli episodi, ci siamo difesi anche bene. Benissimo, adesso quindi affrontiamo mercoledì il Potenza, con quali auspicio? Chiaramente andremo lì e cercheremo di fare la nostra partita. Adesso dobbiamo pensare a recuperare il più possibile. E cercheremo di recuperare gli infortunati, Romeo, La Porta che era squalificato, De Filippo. Chiaramente in questo momento abbiamo bisogno di tutti. Dobbiamo cercare di reclutare più energie possibili, sia fisica che mentali. E ci prepareremo a dovere per poter sfruttare questo recupero che ci consente chiaramente di poter ambire a migliorare la nostra classifica. Perfetto, grazie. Prego.